Anticipazioni il segreto. Alberto Santos indaga su Ignazio, che vede Marta e Adolfo baciarsi. Momenti davvero difficili vivrà Ignazio e Solo Zabal nelle puntate che andranno in onda nel mese di luglio 2020. Il ricco impresario dovrà fare i conti con un giornalista, un tale Alberto Santos, che giungerà a Puente Viejo per riprendere le indagini sulla morte di un operaio di Bilbao, decesso verificatosi in una delle fabbriche di Ignazio. E non è finita qui. Perché il Solo Zabal poi farà una scoperta che lo scioccherà particolarmente. Vedrà Marta baciare Adolfo, il promesso sposo di Rosa. Ignazio ritorna a fare i conti con un passato che credeva ormai chiuso. Nelle puntate che l'amata soap spagnola trasmetterà nel mese di luglio 2020, approderà un attore che nella telenovela Una vita ha recitato un ruolo davvero protagonista. Stiamo parlando di Gonzalo Tuillo, che nelle vicende di Acacias 38 ha prestato il volto al commissario Mauro Santemeterio. L'attore nel segreto interpreterà Alberto Santos, un giovane giornalista che giungerà a Puente Viejo per indagare sulla morte di un uomo di Bilbao, operaio presso una delle fabbriche di Ignazio. L'uomo di Alberto creerà un certo disagio nell'impresario e in Urrutia, in quanto questi ultimi, dopo aver maturato la decisione definitiva di non sposarsi più a Bilbao per restare a Puente Viejo, credevano ormai che il caso fosse risolto e archiviato, soprattutto dopo aver corrisposto alla famiglia del defunto una grossa somma di denaro. Dunque, perché a distanza di anni Alberto Santos verrà chiamato a indagare? C'è qualcosa di oscuro sotto? Chi è veramente questa new entry? In verità i presupposti per sospettare ci sono tutti e lo stesso Ignazio avanzerà terribili dubbi al suo fidato braccio destro, che proporrà al suo padrone di tenere gli occhi ben aperti. Ma cosa succederà esattamente negli episodi in questione? Gli spoiler annunciano che Alberto comincerà a investigare sulla famiglia Solo Zabal ben prima di arrivare a Puente Viejo. E una volta giunto in paese chiederà di poter incontrare Urrutia. Quest'ultimo lo scambierà per un potenziale cliente, ma quando il Santos si presenterà come un giornalista detective, ecco che l'uomo si irrigidirà. E gli chiederà di passare il giorno successivo, data l'assenza del suo padrone. Il giorno seguente Alberto si presenterà nuovamente in fabbrica e questa volta riuscirà a incontrare Ignazio. Vedremo che gli dirà di essere giunto a Puente Viejo per indagare approfonditamente sulla morte di un uomo, verificatosi in circostanze tutte da chiarire in una delle sue industrie di Bilbao. Il Solo Zabal sbatterà gli occhi, affermando che il caso risulta ormai archiviato, ma il Santos gli farà capire di no. Ignazio tornerà a casa, sarà molto turbato e, come se non bastasse, ad attenderlo ci sarà un'altra amara sorpresa. Ignazio scopre la relazione clandestina tra Marta e Adolfo. Ebbene sì. Ignazio vedrà con i suoi stessi occhi Marta e Adolfo baciarsi appassionatamente proprio quando ormai sarà tutto pronto per le nozze tra il De Los Visos e Rosa. Quest'ultima, intanto, sempre più plagiata e manipolata dalla marchesa Isabel, darà accenni di squilibrio mentale che per certi versi spaventeranno la stessa Dark Lady. Rosa dimostrerà di essere ossessionata da Adolfo. Dal momento che anche lei stessa si renderà conto della simpatia esistente tra il cognato e la sorella, farà di tutto per convincere suo padre ad accelerare i preparativi del matrimonio, nonostante i disordini politici che continueranno a manifestarsi a Puente Viejo. Adolfo e Marta, nel frattempo, certi di amarsi e di non voler rinunciare al loro amore, decideranno un giorno di parlare a chiare lettere con Rosa. Adolfo affermerà di non voler condannare la sua esistenza al dolore, sposando una donna che non ama. Marta però proporrà al suo amato di procedere con cautela e di non bruciare le tappe. Parlerà lei con la consanguina e poi affronterà la questione anche con il padre. Rosa nel frattempo si recherà da donna Isabel, impaziente di parlarle dell'organizzazione per il gran giorno, e la marchesa coglierà l'occasione per turbare la futura nuora, gettando fango su Carolina e Marta. Quando finalmente Rosa rincaserà la più grande delle Solo Zabal, le chiederà di poterle parlare e quando nominerà Adolfo, la ragazza andrà su tutte le furie. Vederà dell'invidiosa e la pregherà di non fare mai più quel nome. Aggiungerà di aver capito tutto. Poi in lacrime farà perdere le tracce di sé. Adolfo, intanto sempre più determinato a rifarsi una vita con Marta, farà sogni in grande
e confiderà a un suo amico di non vedere l'ora di sistemare le cose con Rosa. Quest'ultima intanto scapperà di casa e Martha lancerà subito l'allarme. Anche il fratello di Thomas verrà informato dell'accaduto e confiderà a sua madre di essere molto preoccupato. Isabel così incaricherà Makeda di organizzare più presto le ricerche. Adolfo poi si recherà da Martha di nascosto e entrambi commenteranno amareggiati la fuga della ragazza e il dolore immenso che deve avere provocato la verità appresa. Al de los Visos poi verrà in mente una zona molto amata da Rosa e affermerà che la andrà a cercare da quelle parti. Martha deciderà di accompagnarlo. Nel frattempo Rosa tornerà a casa da sola. Dopo aver salutato Encarnación, si ritirerà in silenzio nella sua stanza affermando di non voler vedere nessuno. Martha e Adolfo rientreranno alla casona e saranno felicissimi di apprendere del ritorno di Rosa. Il de los Visos spiegherà a Martha che adesso la lascerà riposare. Poi le dirà chiaramente di non amarla e di non volerla sposare. Manuela e Don Ignacio nel frattempo, all'oscuro di tutto, si recheranno nella camera di Rosa, ma quest'ultima affermerà di sentirsi poco bene e di voler riposare. Adolfo e Martha nel frattempo saranno molto agitati e non vedranno l'ora di parlare con la ragazza. Isabel giungerà alla casona e chiederà della nuora. Rosa uscirà fuori dalla sua stanza e le permetterà di entrare. La marchesa con fare cattivo confesserà alla ragazza che Adolfo non l'ha mai amata, è stato sempre innamorato di Martha, con la quale si è scambiato dei baci molto appassionati durante il periodo in cui Don Ignacio l'ha costretta a restare a casa. Definirà la sorella maggiore come una donna cattiva e manipolatrice, che sicuramente ha fatto ricorso alle arti occulte per sedurre e abbindolare il povero Adolfo. E le consiglierà di reagire. Proprio in quel mentre Ignacio spalancherà la porta della camera di Martha e la troverà intenta a baciare il de los Visos. Furibondo caccerà il ragazzo fuori di casa, pretendendo da sua figlia le dovute spiegazioni. Come proseguirà questa storyline? Lo scopriremo prestissimo! Anticipazioni il segreto. Alice e Thomas, una nuova coppia? Ebbene sì, potremo assistere alla nascita di una nuova e insolita coppia nelle puntate della Soap Iberica che saranno trasmesse nel mese di giugno 2020. Come ben sapete, la nuova stagione del segreto ci ha mostrato i coniugi Castañeda letteralmente in crisi. Marcella ha stretto un legame molto speciale con Thomas, mentre Mattias con la ribelle figlia di Urrutia e Encarnación, Alicia. Il Castañeda però a un certo punto tenterà di ricucire il suo rapporto con la moglie, decidendo pian piano anche di abbandonare la lotta operaia. Alicia invece, determinata ad andare avanti e a non mollare, si farà assumere da Thomas presso le miniere dei de los Visos e comincerà a passare molto tempo in compagnia del ragazzo. Alicia comincia a lavorare presso la miniera dei de los Visos. Nelle puntate che ci emozioneranno nel mese di giugno 2020, Alicia, sempre più determinata a garantire i diritti e doveri ai lavoratori, troverà il modo per impressionare positivamente i fratelli de los Visos e a farsi assumere in miniera. Thomas, in particolare, apprezzerà moltissimo le doti della ragazza, definendola molto coraggiosa e determinata. Rincasata, la giovane però eviterà di confessare alla madre la sua assunzione, preferendo aspettare il ritorno di Urrutia a casa per mettere entrambi al corrente delle novità. Vedremo che Alicia dunque convocherà i suoi genitori, che messi al corrente del nuovo lavoro della figlia avranno una reazione diversa. Il braccio destro di Ignacio disapproverà la scelta della ragazza, rimarcando il fatto che oltre ad essere una donna e dunque non votata per certi mestieri, avrebbe preferito di gran lunga che cominciasse a prestare servizio in fabbrica. Encarnación, al contrario, augurerà tutto il bene del mondo alla figlia, affermando che la sosterrà sempre, anche quando le sue decisioni appariranno bizzarre e inconsuete agli occhi degli altri. Alicia poi tra sé e sé noterà che lavorando con i minatori potrà portare avanti la sua battaglia. Urrutia poi, quando resterà da solo con la moglie, affermerà di essere molto preoccupato. Alicia, lavorando nelle miniere dei de los Visos,
sarà a stretto contatto con Isabel, nemica numero uno di Ignacio. Thomas intanto discuterà dell'assunzione di Alicia con suo fratello e gli ricorderà, per inciso, che da quando Pablo è tornato si è perso e forse dovrebbe tornare all'azienda di famiglia. Alicia il mattino seguente, puntualissima, si presenterà alla Habana per il suo primo giorno di lavoro. Isabel, quando la vedrà, la tratterà con profondo disprezzo e addirittura la scambierà per un ladro. La ragazza poi trionfante si presenterà al cospetto di Damian, uno dei capi dei minatori, e affermerà che da quel momento in poi lavorerà con loro. Thomas poi la raggiungerà e le farà capire che la sua assunzione non è stata ancora validata. Purtroppo non è lui a decidere, bensì sua madre. Alicia poi, quando rincaserà, regalerà alla madre una serie di libri sul capitale e sulla rivoluzione dei lavoratori, ma Incarnazione affermerà che non potrà mai comprendere tali concetti. Deve studiarli in modo diverso. La figlia non potrà che darle ragione e dirà che troverà sicuramente il modo per aiutarla. La Marchesa intanto, in presenza dei suoi figli, continuerà a spendere dure parole contro Alicia, ma Thomas le farà capire che si sta sbagliando di grosso. È una ragazza in gamba e va assunta. Isabel alla fine cederà, ma dirà al figlio che non si abbasserà a chiedere scusa alla ragazza. Alicia poi racconta a Damian di aver avuto un alterco con la de los Visos e lui le consiglierà di chiedere scusa, ma soprattutto di evitarla. La ragazza poi affermerà che prima o poi avranno molto da dirsi, lei e la nobildonna. Urrutia nel frattempo controllerà con Damian lo stato dei macchinari per assicurarsi che tutto sia in regola, ma Damian protesterà a gran voce, affermando che i lavoratori sono senza diritti e fanno turni estenuanti. Urrutia affermerà che le clausole del contratto parlano chiaro e il ragazzo non potrà che rimproverarlo per la sua arroganza. Tra Alicia e Thomas nascerà una inaspettata sintonia. Mattias nel frattempo scoprirà quanto orchestrato da Alicia e l'accuserà di essere sconsiderata. Le farà capire di aver capito il suo gioco. Si è fatta assumere in miniera in quanto vuole organizzare un'azione rivoluzionaria. Le ricorderà che agire è troppo rischioso, la polizia sta effettuando dei rigorosi controlli, potrebbero arrestarla insieme agli altri. Le rammenterà che c'è gente nelle carceri che sta patendo le sofferenze più atroci. Alicia lo bloccherà, invitandolo a non preoccuparsi per lei. Trascorsi alcuni giorni, Adolfo e Thomas, in un colloquio, parleranno proprio di lei, affermando di trovarla molto laboriosa ed efficiente. Nel frattempo Incarnazione, sistemando nella camera della figlia, troverà una pistola, ma preferirà nascondere la sua scoperta a Urrutia. La ragazza, dopo aver finito di lavorare, si recherà presso la bottega di Dolores, che non esiterà a porle mille domande nel suo nuovo lavoro. Alicia, seccata, la inviterà a smetterla di spettegolare, ma la Milanare incalzerà affermando di essere certa che prima o poi o Thomas o Adolfo cascheranno ai suoi piedi. Sarà davvero così? Intanto, a causa dell'atteggiamento ostile della Marchesa nei suoi confronti, Alicia avrà paura di essere licenziata, ma i fratelli de los Visos le faranno capire di aver bisogno di una risorsa come lei e che non deve avere paura di perdere il lavoro. Nei giorni a seguire Mattia si avvicinerà sempre più a Marcela, determinato a dimenticare Alicia per dedicarsi esclusivamente alla locanda e alla sua famiglia. Thomas intanto starà sempre più male per la freddezza della locandiera e comincerà a passare molto tempo con Alicia. L'intesa e la complicità tra i due crescerà ogni giorno sempre di più e più volte il figlio della ricca marchesa ne loderà il coraggio, l'intraprendenza, la bellezza e l'intelligenza. Marcela nel frattempo spiegherà a Maurizio di non essere certa di potersi fidare ancora del marito, anche se le sue intenzioni sembrano buone. Il giovane Castagneda affermerà di non volerne più sapere della figlia di Urrutia e di averla incrociata per strada solo in maniera accidentale. Damian un giorno chiederà ad Alicia del suo lavoro in miniera e lei risponderà che non poteva trovare un lavoro migliore. Poi la giovane vedrà la madre alle prese con i libri che le aveva regalato giorni prima e deciderà di aiutarla a trovare il metodo per comprendere al meglio i concetti esposti. Thomas nel frattempo confesserà al fratello di trovare molto piacevole la compagnia di Alicia, mentre Adolfo affermerà di volersi sposare Rosa Sorozzaval, ma di avere sempre nella testa Marta. E ci chiediamo, come reagiranno i coniugi Castagneda quando verranno a conoscenza della simpatia nata tra Thomas e Alicia? E soprattutto quest'ultima vorrà servirsi della protezione del figlio di Isabel per organizzare una rivoluzione? Avrà ragione Mattias a sospettare di lei? Vedremo.
non resta che attendere le prossime news per scoprire il prosieguo di questa storyline. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.